tutti, sono Andrea Cesaro ed oggi prepareremo qualcosa di speciale con la patata dal cuore veneto. Partiamo con la ricetta. Per preparare questa bellissima e buonissima ricetta abbiamo bisogno di seguenti ingredienti: prosciutto di Praga, della provola, della farina 00, della rucola, sale, pepe e del parmigiano grattugiato. Ingrediente principe di questa bellissima ricetta non possono mancare ovviamente le patate dal cuore veneto. Iniziamo con la cottura delle patate. Prendiamo il nostro ingrediente principe, lo inseriamo all'interno di una pentola con acqua fredda e portiamo il tutto ad ebollizione. Dal momento dell'ebollizione contiamo circa 40 minuti e nel caso controlliamo con una forchetta o uno stuzzicadenti. Vi starete chiedendo perché hai cucinato le patate con la buccia? Beh, una cosa molto importante: se le mettevo senza assorbivano tanta acqua e il composto diventava veramente troppo morbido. Quindi per questa ricetta cuciniamo le patate con la buccia. Iniziamo con la ricetta. Le patate nostre sono cotte, andiamo a pelarle aiutandoci con un coltellino. Iniziamo a schiacciare le patate e se a casa non avete uno schiacciapatate, beh, utilizzate una forchetta. Dite che è difficile? Beh, guardate con me. Una volta schiacciate le patate e ottenuto un composto omogeneo e privo di grumi, andiamo ad inserire la farina, il parmigiano, sale e pepe ed impastiamo con le nostre mani. Una volta ottenuto un composto omogeneo, guardate che meraviglia, ci mettiamo sopra il nostro tavolo leggermente infarinato e con il mattarello andiamo a creare un bel cerchio dello spessore di circa 3-4 mm. Ottenuto il nostro meraviglioso cerchio, cosa facciamo? Andiamo a fare un taglio a croce. Se non avete la rotella potete utilizzare un coltello e mi raccomando tagliate sopra il tagliere nel caso. Fatto questo, creiamo tanti spicchi pronti per essere farciti con i nostri ingredienti. Come abbiamo detto all'inizio, prosciutto, provola e chi vuole magari un po' di rucola. Ma adesso guardiamo come si fa. Una volta pronti i nostri bellissimi cornetti, andiamo a ungerli con un po' di olio extravergine di oliva, in questo modo faranno una bella crosticina. La scelta di metterli in forno è per renderli più salutari, ma se volete potete anche friggerli e mi raccomando usate olio buono. Adesso li inforniamo a 180 gradi per circa 20 minuti. Sono pronti i nostri cornetti, ottimi per un antipasto sfizioso. Ma adesso andiamo a impiattare. Base di rucola, patate e cornetti sopra e poi buon appetito. È pronto il nostro antipasto, preparato con le patate prodotte tra le province di Verona, Vicenza e Padova, quindi nel cuore veneto.